NTS e Krebs insieme per vincere, come cita lo slogan, per i prossimi 3 anni. Ma direi più che per vincere, per giocare insieme, per tentare di vincere. Sicuramente fa sempre piacere vincere, cioè si esce più soddisfatti dal campo. Ma direi insieme per un progetto di giovani, per divulgare il marchio da parte nostra, per sostenere questi giovani evidentemente nell'affrontare la vita, nell'affrontarla anche dal punto di vista sportivo, perché gli servirà sicuramente per affrontarla dal vero quando smetteranno di giocare. NTS per noi è un luogo importante e oggi è una giornata importante. Finalmente una società del Riminese avvicina la squadra di Rimini ed è una cosa per me eccezionale. Oggi si è anche detto qualcosa relativamente alla costruzione della squadra. Allora, sul mercato, a parte le tante conferme, che cosa cercano i Krebs? Ma i Krebs cercano di potenziare il ruolo dell'1, il ruolo del 3 e il ruolo del 5. Il resto deve rimanere uguale. L'allenatore Mladenov sarà riconfermato, Firic sarà l'assistente allenatore. Dovremo anche rivedere un po' il settore giovanile, visto che il Gandolfi se n'è andato alla Stella Azzurra, e per questo stiamo cercando di convincere Maghelli a rimanere a Rimini. Per il ruolo di pivot si è fatto il nome di Foiera. Sì, al ruolo di pivot ci interessa il Foiera, anche perché abita vicino a Rimini, quindi non crea problemi di appartamenti e logistici, diciamo, per noi sono molto importanti, perché vuol dire anche risparmiare su cose che a volte potrebbero essere inutili. Quindi più locale è la squadra, meglio è. Infatti cercheremo di tenerla locale, però ci manca un 1 e un 3, fermo restando che il Foiera magari accetti. A livello societario è stato annunciato chi sarà poi il nuovo vicepresidente di Krebs, Moreno Maresi, tra l'altro oggi nel giorno del suo compleanno. Esatto, Moreno Maresi diventa vicepresidente, anche questo è un segnale che la città si sta avvicinando nuovamente ai Krebs.